Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo. In un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Però prima volevo aprire una piccola parentesi, prima di lasciare la linea poi a Valeria e tutto quanto, perché a proprio 2 minuti abbiamo di tempo per poter parlare di questa cosa, poi l'approfondiremo magari nel corso delle prossime puntate, poi con Italy Media, il portale di cui sono direttore e di cui tra l'altro Valeria è caporedattore. Praticamente abbiamo avuto molte segnalazioni per quanto riguarda alcuni uffici postali che non rispetterebbero appunto gli orari di ufficio, appunto, di chiusura, di apertura e di chiusura, soprattutto di chiusura. E nel caso specifico, dato che molte segnalazioni venivano da quella zona, appunto dalla posta di Acilia, posta centrale di Acilia, che dovrebbe chiudere, gli uffici dovrebbero chiudere alle ore 19, e praticamente mi sono recato personalmente per verificare appunto la veridicità appunto di queste segnalazioni, sia come Radio Roma appunto, che poi potete continuare anche a scriverci o a Radio cioè all'indirizzo radioroma@italimedia.it, e se no altre segnalazioni che sono arrivate proprio con la mia email personale come lettera al direttore. Praticamente per quanto riguarda la posta appunto di Acilia, io mi sono recato in questo posto, e questo posto che sarebbe l'ufficio postale, la posta, scusate l'accostamento di parole, praticamente sono entrato alle 19 meno 12 minuti e non ho trovato, non mi hanno dato più il numero, mi è uscito un numero, un cartellino, un bigliettino dove che diceva appunto il servizio non è attivo. Io l'ho vista come, l'ho interpretata come una interruzione di pubblico servizio, anche se quelli del, diciamo, gli impiegati postali sono affrettati a dire che loro non svolgono un pubblico servizio in quanto sono privati. Immaginiamo una farmacista, visto che è privata, chiude e apre la farmacia quando vuole, chiaramente, oppure lo stesso dottor Finucci, magari, che fa parte di un'azienda sanitaria, appunto dipendente di un'azienda sanitaria privata, privatizzata, che magari va via quando vuole, entra quando vuole, oggi non visito perché tanto sono privato, cioè, mi sembra veramente, oppure l'autista dell'ATAC, per esempio, della Trambus adesso, che a un certo punto decide: io alle 19 devo finire, però sono in ritardo e lascio l'autobus così e me ne vado a casa, cioè veramente è una cosa completamente che lascia sicuramente il tempo che trova appunto questa dichiarazione. Comunque io fatto sta, mi sono recato lo stesso allo sportello, no? E praticamente non sono stato servito, in quanto mi hanno detto che non avevo più il numero. Io mi sono opposto a questa cosa, chiaramente, e tra l'altro ho chiesto l'intervento dei carabinieri, visto che la direttrice non ha voluto darmi spiegazioni, neanche si è mi ha fornito il numero identificativo, che invece è un obbligo appunto ai sensi della legge sulla trasparenza, appunto della 241, e mentre l'impiegata allo sportello mi ha fatto vedere questo cartellino con questo numero identificativo che ho appunto annotato, e ho chiesto l'intervento dei carabinieri ed è partita questa denuncia. Giustamente, se avete problemi di questo tipo, segnalatecelo sicuramente a radioroma@italimedia.it. È una battaglia che cercheremo di portare avanti, sicuramente per garantire all'utenza appunto delle poste italiane sicuramente un orario fisso per potersi regolare. Non è che io arrivo alle 18, magari quel giorno c'è più gente e alle 18 non posso essere servito, non posso svolgere appunto l'operazione che urge, insomma, per quanto riguarda la mia situazione, oppure la situazione di qualsiasi altra persona. Perciò diciamo che è una cosa molto importante, diciamo che questa è una battaglia che porteremo sicuramente avanti. Io sento dei ritorni in cuffia un po' strani, chiedo alla regia delucidazioni su questa cosa. Sicuramente cercheremo, poi tra l'altro io ho chiesto all'ufficio stampa appunto delle poste italiane appunto di poter avere un intervento in trasmissione appunto in base a questo argomento, però oggi di sabato purtroppo
dalle 16 alle 18 non era possibile avere nessuna voce appunto che potesse rappresentare le Poste Italiane e potesse rappresentare le ragioni appunto di questa situazione, che sembra una prassi ormai appunto negli uffici postali. Però in dulcis in fundo voglio segnalare invece la grande disponibilità, invece grande correttezza professionale da parte degli operatori invece dell'ufficio postale di via Jenner, dove io poi ho portato il bollettino a pagare il giorno dopo, dove ho trovato una grande professionalità. Sicuramente a via Jenner c'è un ufficio postale appunto che invece rispetta perfettamente le regole, questo a rigor del vero bisogna assolutamente dirlo. Bene, a questo punto siamo in chiusura. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Radio Roma. Radio Roma.